Abbiamo finito il video precedente sulla domanda tu a che punto sei? Cioè rivolta all'ascoltatore, se si localizza e se si riconosce in un allevatore, in un farm manager o in un imprenditore. In realtà ci sono delle caratteristiche comuni all'imprenditore che ne identificano in maniera chiara la posizione. E queste caratteristiche sono legate alla sua visione verso il futuro, i suoi obiettivi. Però per parlare di questo dovremmo parlare di cos'è la vision, cos'è la mission e cosa sono gli obiettivi. Se ne parli tu, Marzio, ci chiarifichi i concetti, per piacere. Sì, allora, gli obiettivi, partiamo dagli obiettivi. Cos'è la caratteristica degli obiettivi? Un obiettivo, per essere considerato tale, c'è un acronimo che viene utilizzato, che è quello di essere SMART, cioè specifico, misurabile, attuabile, realistico e temporaneamente definito. Quindi è un obiettivo tutto ciò che viene misurato in quantità. Che sia un qualcosa di umanamente attuabile. Facciamo un esempio: entro c'è una stalla che produce 35 litri di media, entro il 31-12 voglio arrivare a produrre 36,5 litri di media. Ma questo è un obiettivo, semplicemente perché è specifico, si parla di un dato, cioè il latte, produzione di latte. È misurabile perché stiamo utilizzando il riferimento litri di media stalla. È attuabile perché posso, diciamo, attuare tutta una serie di strategie per poterlo conseguire. È realistico perché non ho detto voglio arrivare a produrre 80 litri di media, perché da 35 a 36,5 è una percentuale che è assolutamente ottenibile con alcuni interventi. E soprattutto è temporaneamente definito, nel senso che io ho dato una scadenza come lo yogurt, il 31-12, vuol dire che se io il 31-12 non produco 36,5 ma produco 36,4, sebbene abbia fatto comunque un buon lavoro e abbia ottenuto dei risultati tangibili, non ho conseguito il mio obiettivo. Ed allora a quel punto lì devono attuarsi tutta una serie diciamo di strategie per capire perché non l'ho conseguito e eventualmente capire se c'è stato un errore oppure celebrare comunque il risultato. Chiaramente questa declinazione, l'obiettivo, ne abbiamo parlato anche in altri video. Vorrei fermarmi prevalentemente però sul concetto di vision, perché spesso ne sentiamo parlare nella nostra società moderna, ma forse non è chiaro il concetto a tutti di cos'è la vision e di cos'è la mission. Allora, la vision è la visione, la traduzione è visione, cioè un imprenditore che vuole ottenere qualcosa. Io porto sempre, diciamo, un esempio abbastanza conosciuto e abbastanza estremo, Elon Musk che dice voglio andare su Marte, oppure voglio rendere la mobilità mondiale elettrica. Ok, questa è l'idea, è la vision che ha avuto a suo tempo un imprenditore. Così come un imprenditore zootecnico vuole, ad esempio, creare una stalla dove gli animali conseguano un livello di benessere tale, una produzione di una materia prima di un certo tipo, per fornire un determinato tipo di pubblico. Questa potrebbe essere una vision, contestualizzata nel nostro settore. La mission è come conseguo quella vision. Sostanzialmente la missione dell'azienda dice benissimo, voglio produrre latte per diciamo con determinate caratteristiche di biologico piuttosto che di produzione sostenibile per gli animali, e allora è il come vado ad ottenerla, cioè come, quali sono gli strumenti che io metto in campo per poter ottenere quel tipo di visione, per raggiungere l'obiettivo di quella visione. L'obiettivo cosa c'entra tra vision e mission? L'obiettivo sono semplicemente delle tappe intermedie che ci sono tra il punto zero, cioè oggi che io decido qual è la vision e quando la conseguirò, e soprattutto sono una serie di tappe intermedie dove gli obiettivi intermedi mi consentono di fissare degli step che man mano vado a raggiungere per andare in quella direzione. Vogliamo fare un esempio che riguarda noi. Qual è la nostra vision? La nostra vision è quella di migliorare la zootecnia da latte attraverso un aumento della professionalità.
e lo decliniamo con tutta una serie di strumenti esatto. Stiamo mettendo in campo tutti i giorni e soprattutto mettendoci in gioco costantemente. Però ricordiamo, la vision è migliorare la zootecnia. Esatto. La mission, se vuoi, appunto già un po' declinata, è quella attraverso il miglioramento di quella che è la professionalità a tutti i livelli, che sia dell'allevatore, che sia del tecnico, che sia dello studente, che sia del semplice appassionato, fornire strumenti a tutti i livelli, che sia di formazione o di consulenza, per poter innalzare il livello medio di quello che è la zootecnia da latte oggi. Per ritornare al concetto degli obiettivi, anche io e te all'interno di questo progetto Dairy.Pharma abbiamo degli obiettivi che non stiamo a citare qui, anche perché sarebbe necessario molto tempo. La cosa importante è che chi ci ascolta faccia mente locale e metta per iscritto quello che è la vision sua del futuro, la sua mission e anche alcuni suoi obiettivi. Poi ne parleremo in un prossimo video. Esatto.